Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi affrontiamo un argomento teorico, un argomento di formazione sul trading perché parleremo di una strategia. Nella scorsa settimana ero uscito con un mio carissimo amico, stavamo sbevacchiando ragazzi perché c'è stato l'Oktoberfest qui da noi e abbiamo bevuto veramente tanta birra, una manifestazione splendida, però mentre parlavamo insomma si parlava anche un po' di business e di quant'altro, mi diceva che aveva sentito parlare di questa strategia, ogni tanto rispunta fuori questo tipo di strategia perché è un po' conosciuta, è conosciutissima ragazzi, si chiama il Dollar Cost Average. Cioè, la strategia molto semplice, quella classica, che cosa fa? Acquista strumenti finanziari a pezzi, ragazzi, a cadenze temporali predeterminate. Ora lo vedremo con calma. Però la sua domanda ha sviluppato in me questa idea di fare questa serie di video, perché vi spoilero che questa sarà una serie di video. Mi ha tirato su, diciamo, questa idea perché mi ha chiesto: Mauro, questa strategia conviene? Allora, questa è la famosa domanda che tutti quelli che fanno quello che faccio io, ragazzi, insomma, temono, no? La famosa domanda che dici conviene, perché ragazzi non significa nulla, conviene perché nella finanza, nel trading in generale, quando c'è un investimento da fare, c'è anche la personalizzazione dell'investimento alle nostre esigenze personali, quindi è complicato dare una risposta secca e semplice. Voi sapete che io sono stratosfericamente semplice nel mio approccio, però a questa domanda rispondere in maniera semplice è scorretto perché sarebbe superficiale. Quindi ho detto va bene, facciamo una bella serie sul canale, analizziamo questa strategia dollar cost average, il momento buono per esempio di utilizzarla anche sui mercati delle criptovalute perché Bitcoin ha fatto questa fase ribassista. Voi che dite? Allora, intanto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, proprio per non perdere i prossimi video che parleranno, a parte le varie tematiche che già trattiamo, anche di questa particolare strategia e di come spulciarla nel miglior modo possibile. Lo vedremo alla fine del video. E poi fatemi sapere se la applicate su Bitcoin. Nei commenti di questo video scrivetemi quello che pensate sul dollar cost average, la famosa strategia dei pack, ragazzi, se vogliamo non utilizzare una terminologia inglese. L'applicate, non l'applicate, avete avuto successo? Avete le idee chiare su questa strategia? Scrivetemelo nei commenti, anche perché prenderò spunto dai vostri commenti anche per portare avanti questa serie. Intanto, quello che dobbiamo chiarire subito, comunque vedete anche dietro di me questo grafico di Bitcoin perché è un dollar cost average già applicato al Bitcoin, ve lo faccio vedere alla fine del video. Comunque, allora, che cos'è il dollar cost average, ragazzi? Allora, il dollar cost average consiste, ve la faccio breve perché molti di voi magari già conoscono la strategia, ma molti no, quindi era giusto spiegarla. Consiste nell'investire a intervalli di tempo regolari delle cifre predefinite. Di solito si applica con lo stesso tipo di importo. Allora immaginate, anzi vi faccio vedere quest'altro grafico qui. Ok, ragazzi, eccolo qui. Allora, immaginate, ecco, questo è un grafico del dollar cost averaging, che è questa strategia come viene effettuata. Immaginate di avere delle cadenze temporali predeterminate ogni lunedì di ogni settimana, ogni lunedì, primo lunedì del mese dell'anno. Quindi il primo lunedì di agosto, il primo lunedì di gennaio, il primo lunedì di aprile, preso mesi a caso. Voi cosa fate? Prendete un ammontare predeterminato della vostra quantità monetaria e lo comprate. Immaginiamo di investire, ad esempio, 100 euro al mese. Allora, in questo caso, vedete, questi singoli pezzi sono pezzi di investimento che vengono acquistati in base a un'asse di prezzo, ragazzi, che oscilla. Insomma, questo è un esempio che ho trovato online, quindi niente di che. Allora, vedete, qui hanno acquistato un primo pezzo, poi il primo lunedì del mese successivo il secondo lotto, poi il terzo lotto nell'altro mese, poi passa un mese un altro lotto, passa un mese un altro lotto. Allora, come vediamo, questo approccio indicativamente ci dice che però il leverage price è questa linea arancione. Quindi già ci fa capire più o meno qual è uno dei vantaggi del dollar cost average. Comunque, in linea di massima ci arriviamo dopo ad analizzare i vantaggi. Per
Si applica così, ragazzi, quindi voi prendete ogni primo del mese e comprate le 100 euro di un strumento finanziario. Intanto è una tecnica antichissima, perché non è una cosa nuova, non è appena uscita, ragazzi, è una delle tecniche più vecchie della storia. Se non erro, mi pare che risalga agli anni 50, ragazzi, o comunque alla nascita dell'analisi fondamentale di Graham, se non erro, ragazzi, non vorrei sbagliare se non ricordo benissimo. Mi hanno interrotto, è arrivato il corriere, non taglio questa parte perché è una cosa figa, mi ha portato i classici pacchi, un giorno farò anche io qualche unboxing come i video degli youtubers della tecnologia. Dollar cost average si può applicare solo su uno strumento? No, ragazzi, anche questo per esempio è importante da dire. Il dollar cost average bene, molto bene, se lo applicate a più strumenti finanziari. A più strumenti, ragazzi, badate bene, anche presenti in diversi tipi di mercati. E quindi possiamo prendere con diversi tipi di mercati le criptovalute da una parte, le commodity da un'altra, le stocks azionario da un'altra e magari qualche ETF o qualche indice, assolutamente sì, perché più diversificate meglio è. Poi intervalli temporali, io vi ho fatto l'esempio di un mese, ragazzi, potrebbe essere una settimana, un mese, ogni giorno, ogni ora. Il dollar cost average segue una logica che è quella di eliminare il timing, ragazzi, infatti diciamo l'idea, uno dei vantaggi è proprio questo, per cui potete scegliere la durata temporale che più si adatta alle vostre esigenze di strategia di investimento. È chiaro che il dollar cost average applicato ogni 10 minuti, ragazzi, non ha nessun senso. Ovviamente, quindi per lo più questa è una strategia che si applica a cadenze di almeno una settimana, un mese. Ma andiamo a vedere qualche esempio del dollar cost average applicato. Vi avevo fatto già vedere Bitcoin, eccolo qui. Ragazzi, allora questo è un dollar cost average che ho applicato a Bitcoin, perché ve lo sto spoilerando, ragazzi, ho già fatto una serie di calcoli e sto per preparare anche delle strategie che migliorano e ottimizzano questa strategia per renderle pubbliche. Allora, questa è una strategia di dollar cost average applicato a Bitcoin quando? Nell'ultimo anno, ragazzi, vedete, dicembre-novembre del 2018 fino a novembre del 2018. Questi sono gli ingressi, sono stati scaglionati 12 tipi di ingressi differenti, cioè uno al mese, e questo è un classico esempio di dollar cost average, ragazzi, e come si applica ogni giorno, ogni mese. Io ho fatto questo tipo di investimento, ecco ragazzi, questo era un mese, vedete, tutti i mesi ho comprato Bitcoin, un singolo Bitcoin, magari, ragazzi, sono tanti soldi, veramente sarebbe così, sarebbe bello, e vedete un po' anche quello che è successo in questo tipo di struttura. Ora, questo tipo di investimento è profittevole, non è profittevole? Perché poi il problema di fondo è farsi questa domanda, ma prima di andare avanti, diciamo, e definire il tutto secondo la domanda classica, questo era un metodo come potete applicarlo, potete fare anche da domani, ragazzi, potete tranquillamente aprire il vostro exchange o broker che sia, iniziare a fare il dollar cost average comprando per esempio ogni lunedì 100 euro di uno strumento finanziario. Quali sono i vantaggi del dollar cost average? Meno volatilità, ragazzi, intanto del vostro investimento, il portafoglio è esposto a meno volatilità, o almeno tra virgolette è quello che si dovrebbe avere. Poi l'altro vantaggio fondamentale è il non problema di timing. Questo invece è un vero vantaggio, perché il problema del timing, ragazzi, di quando entrare, quando uscire dal mercato, è un problema che i traders sanno bene essere estremamente complesso da risolvere, perché è esattamente tutto il lavoro che facciamo noi quando analizziamo l'analisi tecnica, l'analisi ciclica e quant'altro, serve proprio a capire il timing giusto di ingresso. Quindi col dollar cost average voi eliminate tutto questo problema e via la semplificazione. C'è un altro discorso che è legato sempre al rischio, un altro vantaggio: non mettete tutte le vostre risorse all'interno di uno strumento finanziario in un'unica volta. Questo è una rivisitazione del famoso proverbio
di non mettere tutte le uova nel paniere. E in effetti, ragazzi, è corretto perché diminuisce il rischio, perché poi frazionate gli ingressi, frazionando gli ingressi avete sempre un po' di capitale ancora in saccoccia per eventuali momenti in cui potrebbe esserci un prezzo di acquisto migliorativo. Quindi in generale, diciamo, il dollar cost average è una strategia, ragazzi, che ha come vantaggio quello di migliorare la fase dei rischi, quindi la struttura del rischio dell'investimento, quindi lo diminuisce in linea di massima. Non ha difetti, tutto rose e fiori, siamo Babbo Natale con le renne, assolutamente non è così, perché la dollar cost average ha una serie di difetti, alcuni sono anche notevolmente importanti e poi li andremo a sviluppare in questa nuova serie. Allora, il primo difetto intanto è quello proprio stack: la dollar cost average fa meno profitto quasi sempre di tutto il resto delle strategie, ragazzi, perché questo è connesso, diciamo, alla logica di mercato: meno rischio, meno profitto. Questo dovete stamparvelo in testa, è una cosa abbastanza naturale. E poi, perché fa meno profitto? Perché compra prezzi anche molto alti a volte, ragazzi, no? Ok, quindi diciamo che fa un prezzo medio, per cui insomma fa un profitto inferiore. Poi ha un problema. Cioè, per la dollar cost average come strategia, per funzionare, ragazzi, presuppone un dogma iniziale che il mercato salga. E questo è il problema proprio principale che andremo poi a, diciamo, sfulciare ancora di più nella serie di questi video che verranno. Cioè, se il titolo, strumento finanziario che sia, non sale, ragazzi, il dollar cost average non funziona. Proprio non funziona. Allora, proviamo ad applicare un dollar cost average alla famosa Tiscali nella bolla speculativa di internet nel 2000 e vedete che cosa vi trovate adesso in mano. Petto all'holding, quasi sempre guadagna di meno, questo è un altro difetto fondamentale, però tecnicamente dovrebbe essere meno rischioso dell'holding. Quindi a questo punto la domanda nasce spontanea. Allora, questi sono i difetti, questi sono i vantaggi e ve li ho esposti. La strategia è interessante perché anche elementare, semplice, può essere utilizzata molto bene, anche un po' facilmente da tutti, ragazzi, non ha bisogno di particolari strumenti anche di trading, per esempio la piattaforma iperevoluta che vi fa mettere il trading stop con l'HFT veloce per entrare e uscire dal mercato, ordini stop, ordini limiti. No, la dollar cost average è elementare, molto semplice: mettete un prezzo al mercato, comprate e via. Perciò è interessante applicarla. Andiamo nei prossimi video a fare una bella cosa: andiamo a controllare se i vantaggi della dollar cost average sono veri e sono validi. Quindi andiamo ad applicare la dollar cost average su Bitcoin e guardiamo, in riferimento agli holders, se è stata migliorativa o no, e soprattutto in quali periodi è stata migliorativa o no, e se effettivamente il gioco vale la candela. Quindi nella prossima puntata andremo a fare questo. Per oggi è tutto, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un mi piace per questi video, ci vediamo venerdì, ciao!